Ben ritrovati ad Aspettando Sant'Agata. Ancora una volta desidero ringraziare tutti coloro che ci stanno dimostrando affetto e stima, che seguono davvero con entusiasmo la nostra trasmissione e migliaia di visualizzazioni sui social, a parte ovviamente coloro che ci seguono dalla televisione. Quindi grazie, grazie ancora a nome mio e ovviamente di Ultima TV. In questa puntata ho deciso di dare spazio a un aspetto davvero molto bello della festa. Parlo delle candelore, la magia che c'è attorno a loro. Mi ha dato modo di incuriosirmi e dare a voi ulteriori informazioni su questo. Ecco perché io ho il piacere oggi di presentarvi i responsabili di alcune delle candelore. Tutte non ci entravano ovviamente in studio, ma avremo modo di farveli conoscere nel corso della diretta che Ultima TV sta realizzando dal 3 al 6 febbraio. Allora, iniziamo da Fabrizio Lanzafame, Cereo Villaggio Sant'Agata, grazie di essere qui. Buonasera, buonasera e grazie a voi per averci invitato. E poi ancora Mario Maniscalco, Cereo Buonasera, Fruttivendoli. grazie. Abbiamo poi Michele Arcidiacono del Cereo dei Panettieri. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Toni Reale, Cereo Macellai, direttore anche di Federcarni. Buonasera, grazie. Abbiamo una donna, ecco, questo per sfatare un altro mito attorno alla festa di Sant'Agata, Marilisa Tornabene, che rappresenta il Cereo dei Rinoti. Grazie per averci invitato. E poi Orazio Riggio, Cereo Monsignor Ventimiglia. Allora, iniziamo per tutti coloro ovviamente che ci seguono anche da fuori la Sicilia e nel resto d'Italia e anche nel mondo, e sono tanti. Sapete bene che i ceri o candelore sono quelle opere d'arte, così davvero le possiamo chiamare, lignee di varie dimensioni e altezze portate a spalla dai portantini durante le festività dei santi patroni e ovviamente in questo caso di Sant'Agata. Sono dei doni che la cittadinanza offre al patrono in segno di devozione. Anticamente erano proprio di cera, quindi immaginate la bellezza anche in quel caso, e col passare del tempo e dei secoli, soprattutto le grosse candele di cera sono diventate sempre più grandi e sempre più decorate, fino ovviamente a sostituire la parte che era in cera con quella lignea. E allora cerchiamo di conoscere uno per uno ovviamente la storia legata a queste candelore. Iniziamo appunto dal Cereo Villaggio Sant'Agata, Sì, Fabrizio allora, Lanzafame. sì, il nostro Cereo ha origine è nato su un progetto dei devoti del villaggio Sant'Agata, capitanati dal presidente ancora tutt'oggi in carica, Salvatore Russo, negli anni 2007-2009, anno in cui è stato fabbricato il Cereo. Il Cereo è costituito in tiglio, rappresenta appunto tutto il quartiere del villaggio Sant'Agata. È suddiviso in quattro ordini. Alla base troviamo i quattro piedi con i leoni, poi abbiamo la parte centrale del Cereo, e il terzo livello è quello formato come possiamo dire, dalle scenografie nel martirio di Sant'Agata, per poi alzarsi nella parte superiore con l'immagine lignea di Sant'Agata, Sant'Euprio, l'Immacolato e il Sacro Cuore di Gesù, per poi completarsi col mazzetto floreale. Lei, signor Lanzafame, tra l'altro è anche un appassionato della storia delle candelore che ovviamente, come abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione, sono davvero ormai secoli che in qualche maniera rappresentano anche la festa di Sant'Agata. Beh, diciamo che le candelore abbiamo alcune origini delle candelore già nel 600, anche se non erano candelore così come sono oggi, erano molto diverse, erano delle vere e proprie candele, molto grottesche, alte, per poi arrivare un po' alla fine del
dell'Ottocento, quando nacquero le candelore così come li vediamo oggi nella sua forma reale, con tutti i vari cambiamenti che ci sono stati negli arco degli anni, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando due grossi ceri andarono distrutti, di cui ancora si conserva quello dei muratori nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Cibali, che veniva conservata anche lì la candelora dei fiorai, ma venne distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e si conserva solamente la base per loro motivi religiosi, vengono conservate. Davvero molto bella. La passione per essere, oltre un devoto, ovviamente un portatore? È la passione, allora io devo dire sempre grazie a mio fratello Giovanni, che nei primi anni di vita, io oggi ho 49 anni, molti ricordi non vengono a galla, ma quelli della festa di Sant'Agata vi giuro che me li ricordo tutti quanti. Mi ricordo un 3 febbraio del 1974, dove sopra le spalle di mio fratello su Catania c'era il diluvio, e ricordo che le prime candelore in assoluto erano quelle dei macellai e dei pescivendoli in piazza Mazzini, avvolte in un cielo fan e quest'acqua piovana che scendeva da via Garibaldi. Un'immagine che ancora oggi rimane impressa nella mia memoria, non potrò mai dimenticarla e non potrò mai che ringraziare mio fratello per questa grande devozione che mi ha trasmesso nei confronti di Sant'Agata. E veniamo al cereo dei fruttivendoli, detto a signorina, a signorina, vero? Sì. Perché la chiamate così? La chiamiamo così per il suo passo leggiato, un po', diciamo così, sculettante. Ecco. Esatto. Sì, sì, e niente, è rivestita sotto con quattro cigni di base di foglie dorata. Abbiamo i quattro putti sotto e i quattro putti sopra, perché non sono da precisare, non sono angeli, ma sono putti che tengono la statua di Sant'Agata, che è al centro, con Sant'Euplio, San Giovanni e San Pietro, che sono praticamente le statue che si ritrovano sopra il cereo, con le scenografie che abbiamo da qualche anno rinnovate tutte, ed è stato un progetto ai tempi, perché si è trovata anche una targhetta che è depositata alla chiesa del Carmine in piazza Carlo Alberto, di o un restauro o una ricostruzione, insomma un qualcosa del genere, che si parla del 1888 come data, quindi antichissima. Niente che dirvi. Come nasce la passione di essere un portatore di candelora? La passione di un portatore di candelora penso che sia un qualcosa che venga da tradizioni familiari. La tradizione da dirigente, nasce seguendo il cereo, perché io mi ricordo da piccolino cercavo la scusa per non andare al lavoro fasciandomi la mano per andare dietro il cereo, e mio padre si immaginava già che io avevo qualcosa nella mano, ma invece la verità era quella che l'amore mi portava verso questo cereo. Poi negli anni crescendo, col dirigente tesoriero Orazio Cannavò, trovandoci a parlare, vedendo tutto questo amore e questa passione che avevo per questo cereo, mi ha iniziato a invogliare di più, a inserirmi di più, e oggi mi ritrovo che 365 giorni l'anno vado a pensare al cereo dei fruttivendoli. Ecco perché il cereo, tutto ciò che è collegato al cereo, in realtà non ha una vita legata solo ai giorni dei festeggiamenti agatini. Assolutamente no. È un qualcosa che viene spontanea, è come l'amore per la propria moglie, la propria compagna, che nasce così da solo, e così è per il cereo. Ma quest'amore che voi avete per il cereo è un amore che in qualche maniera sentite anche per Sant'Agata? Sì, quello è la base principale. Ecco, perché... ci tengo a farvi questa domanda perché nel luogo comune molte volte venite visti come quasi una branca a parte, pur essendo all'interno della festa. Assolutamente no, prima viene Sant'Agata, perché nei ceri l'amore che ci apporta a questi ceri è perché seguendo Sant'Agata si vedono queste belle candelore girare e l'amore nasce da solo, ma l'amore principale nel nostro cuore inizialmente è solo Sant'Agata.
Ecco, questa è davvero una bellissima testimonianza e io sono molto contenta di aver fatto questa trasmissione oggi con i responsabili di alcune candelore, le abbiamo invitati tutti, sono tutti ovviamente avvisati, chi non è qui in studio è perché non è potuto venire, ma avrà come detto pari spazio all'interno della nostra diretta televisiva, perché io ci tengo tantissimo a essere equa e giusta con tutti quanti ovviamente. Allora, parliamo del cereo dei panettieri, che è quello più grande e più pesante? È soprattutto quello più grande, è detta anche la mamma, proprio per la sua cadenza e pesantezza. Pensiamo che supera i 1000 kg come peso ed è portata da 12 portatori, quindi diciamo che c'è un bel da fare soprattutto per chi si sottopone a questo sforzo. Se non c'è devozione difficilmente si riesce a farla girare. Io vengo da una famiglia che da una vita, zio Tano l'ha portata proprio, l'ha diretta questa candelora dagli anni 50, se non prima. Devo ricordare che mio padre proprio morì all'interno della chiesa della cattedrale proprio il 5 pomeriggio, proprio durante la processione di Sant'Agata. Quindi io sono una persona che diciamo, ho portato avanti questa devozione perché me l'ha inculcata proprio papà, e oggi mi ritrovo, oltre la devozione per Sant'Agata, anche a dirigere un cereo che ha una storia e quindi una tradizione di famiglia. Davvero molto bello anche questo aneddoto, ovviamente, che riguarda la sua vita personale. Sono certa che papà è molto orgoglioso di lei in questo momento, anche per le bellissime parole che gli ha dedicato e soprattutto per quello che lei continua a fare nel suo nome. 12 portatori, 1000 chili, davvero la mamma di tutte, è bella tosta come candelora, È bella tosta, ma bella anche da vedersi. Ricordiamo che la candelora dei panettieri ha uno stile Liberty, composta anche da 8 angeli, soprattutto nella parte di sopra è costituita anche da 4 statue che sono proprio Metodio, Berillo, il beato Pietro Geremia ed Everio. Quindi già questo sta a significare la devozione del cereo verso la santa, e questo ci onora. Ci onora portarla in giro, vederla girare per le strade della città, ci inorgoglisce e ci dà quella forza, quella carica affinché Sant'Agata sia veramente vista non solo a Catania ma in tutto il mondo. E veniamo al cereo dei macellai, che ovviamente ha anche questo una bella storia che vede la figura di Sant'Agata legata a un altro eccezionale santo, che è quello di San Sebastiano, che ovviamente è il patrono di tutta la categoria vostra. Sì, in effetti la categoria dei macellai si vanta di avere due santi patroni. Prima di tutto Sant'Agata, perché ovviamente siamo catanesi tutti, tant'è vero che la Federcarne è a livello provinciale, e poi abbiamo anche un'altra, tra virgolette, struttura religiosa, che è la Confraternita di San Sebastiano, dove la Confraternita è titolare dell'omonima chiesa, che è una rettoria a Castello Ursino. Non c'è dubbio che i due santi hanno molto in comune, sia Sant'Agata che San Sebastiano. Per prima cosa sono entrambi bimartiri, vissuti quasi nello stesso periodo, intorno al 300, se non prima, dopo Cristo. Poi i macellai, gli antenati macellai, hanno eletto come patrono della categoria San Sebastiano, pur essendo devoti anche di Sant'Agata. Un'altra coincidenza che le due feste, 20 di gennaio con il 5 di febbraio, coincidono nello stesso periodo. Tant'è vero che il cereo dei macellai, che è di proprietà della Federcarne, esce in processione nella festa di San Sebastiano la sera del 20 di gennaio. Ecco, questa è l'unica candelora che in qualche maniera partecipa a un'altra festa che non sia quella di Sant'Agata. Esattamente, tant'è vero che nel nostro cereo, nel terzo ordine, in prima, diciamo così, il davanti della candelora raffigura proprio la statua di San Sebastiano.
Quindi Sebastiano nel cuore per categoria, Sant'Agata nel cuore per patrona, da catanese. L'unica cosa che io volevo sottolineare, certo, e qui mi rifaccio un po' a quello che ha detto il responsabile del cereo dei fruttivendoli, è vero, portatori si nasce, però poi si deve anche diventare portatori. E allora la Federcarne che cosa ha fatto? Prima di tutto, per occuparsi del cereo interamente, ha nominato un rettore nella persona del signor Rosario Stramondo, che la sua famiglia da oltre 30 anni si occupa appunto di tutte quelle che sono le attività del cereo. Dicevo che portatori si nasce ma si diventa anche, perché dietro questi portatori ci sta un anno di sacrifici. Non è che si può inventare una persona, dice ora, scusate il termine catanese, mimbuno a gannalora. Dietro di questo ci sta allenamento, alcuni mi risulta, io naturalmente non sono a conoscenza di tutte le vicissitudini degli altri cerei, però seguendo quella dei macellai so di fatto che alcuni vanno addirittura in palestra. Il nostro cereo, dato che è depositato nella nostra sala vara al Castello Ursino, dove ci sono depositati il cereo dei macellai e il fercolo di San Sebastiano, già un mese e mezzo prima dell'inizio dei festeggiamenti esce da antistante la piazza al Castello Ursino per fare le cosiddette prove, perché non si inventa nulla nelle candelore. La cosiddetta attaccata, ad esempio, delle candelore, che cosa significa? Che si deve legare i baiardi, le stagne, e lei deve sapere, cara dottoressa Maglia, che se per caso si sbaglia un nodo nel legare la candelora, questo può nuocere a un portatore che porta 20 kg in più rispetto all'altro. Quindi è un'arte, è una, veramente una professionalità quasi. Tant'è vero che oggi più che mai dobbiamo cercare di incoraggiare i giovani, e devono servire da vivaio per le candelore, perché in effetti i portatori, proprio perché ci sono sacrifici alle spalle per poter reggere un cereo di circa 800 kg, 8 persone, non so se mi spiego, e per tutta la durata poi delle processioni, sia quelle cittadine che quella presso alla nostra Santa Ituzza, diciamo che è un sacrificio veramente enorme. Ce ne sono giovani che disponibili al cambiamento? Se ho tempo le vorrei raccontare un piccolo aneddoto che è capitato proprio il giorno della festa di San Sebastiano. Okay. È stato bellissimo da parte mia accogliere un gruppo di ragazzini che avevano costruito, realizzato con le loro mani una candelora di cartone con l'effigie di Sant'Agata e tutto. E allora sono passati davanti alla chiesetta di San Sebastiano e io li ho chiamati come se li rimproverassi. Ehi, dove state andando? Quelli si sono spaventati. Ho detto, non sapete che i portatori del cereo davanti a una chiesa devono salutare e fare l'inchino? Immediatamente questi si sono incoraggiati, hanno fatto l'inchino, hanno fatto il balletto e poi io, non lo dico per vantare, ma per dire l'incoraggiamento, ho preso dei soldini e gliel'ho dati, come si usa a fare. Non puoi immaginare la felicità. Ecco, questo è il vivaio che bisogna coltivare. Come diceva prima l'amico dei fruttivendoli, effettivamente nasce dal cuore, è una passione in pratica fare il portatore. Questa è davvero una bellissima testimonianza, grazie, perché voglio dire, ci vogliono dei giovani che credano ancora in questa bellissima tradizione. E di tradizione in qualche maniera c'è anche innovazione, come una figura femminile che oggi è qui tra noi, Marilisa Tornabene, che rappresenta il cereo dei Rinoti, che è la prima grande candelora. La prima grande candelora, e fino a qualche anno fa eravamo anche gli unici a rappresentare un quartiere, poi ci ha fatto compagnia il villaggio Sant'Agata. La candelora dei Rinoti ha una tradizione a sé, ecco, che non può essere sì paragonata alle altre, però più che tradizione e passione è una vera e propria eredità. Rinoti infatti si nasce, non ci si può diventare, e io mi vanto quindi di esserlo 100%. Come è strutturata la nostra candelora? Quattro grandi grifoni alla base, quattro putti con i simboli agatini che si reggono sopra, tenendo le quattro scene del martirio agatino, per poi concludere la candelora con il giro dei martiri catanesi. Cosa ci differenzia da tutte le altre candelore e cosa per noi effettivamente rappresenta un vanto? Vi voglio leggere una piccola strofa di una poesia, sì, che ci è stata dedicata.
in modo tale che si racchiude già in queste piccole strofe tutto il nostro mondo, e dice: «Si ta giova passare di Larina, a domana l'abitanti soi di Lutesoro ca sta terra teni, caccia mannato e di li tempi antichi. Non ne oro ma vali tanto, non ne maci ma teni figli, cosa rara e preziosa, chiusa dommi dalla sua casa». Poi la poesia prosegue, ma è giusto per dire che non esiste un rinoto senza il valore aggiunto della candelora. Spieghiamo quindi, a casa, magari per quelli che non so di Catania, che quartiere è quella. Sì, è il quartiere di San Giuseppe l'Arena, dove okay. si trova l'aeroporto, e quindi parte quasi dal faro Biscari per estendersi quasi alla zona di Maristeli. È una zona ampia, ma i suoi abitanti sono ancora formati in dei nuclei abbastanza ristretti, quasi tutti tra noi imparentati. E quindi questo è un piccolo feudo. E questo fa di noi una grande famiglia. Facciamo la differenza, penso, anche all'interno della festa, perché portiamo gioia, portiamo unione, portiamo famiglia. Ecco, la mia figura femminile qui non è un caso. Porto ovviamente i saluti del presidente Salvatore D'Amore, che ha avuto lui non è potuto venire per impegni improrogabili, anche legati alla candelora, e ha avuto il piacere di mandare me, che non a caso sono una donna e non a caso sono una rinota sfegatata. Questo a dare un input, un significato, appunto. E nelle candelore ruotano le famiglie, ruotano le donne, siano le mogli fidanzate dei portatori o dell'entourage che ci sta attorno, siano come me rinote di nascita e quindi fan di queste piccole candele che portano luce, e portano luce davvero non solo in città ma anche nei nostri cuori, perché come mi confrontavo prima con Maniscalco, la candelora è 365 giorni l'anno come lo è Sant'Agata per noi. Non esiste un giorno dove non parliamo della candelora e dove ci confrontiamo anche con l'esterno. Come è gestita? Noi ogni anno abbiamo sì un presidente ad onorem, che è appunto il Salvatore D'Amore, ma i tesorieri sono ogni anno due nuovi eletti. Questi due nuovi eletti fanno parte di famiglie. Il requisito devono avere almeno 30 anni, devono essere sposati con figli e non necessariamente ormai abitare nel quartiere, anche se un tempo tutti ci sposavamo e andavamo a abitare lì, ma ormai ovviamente ci siamo allargati. L'importante è però non perdere la vicinanza con il quartiere e fare sentire la propria presenza. Ecco, questo credo che sia un modo ogni anno per rinnovare anche nelle nuove generazioni questo senso di appartenenza, di valore alla candelora dei rinoti. Ma è soprattutto molto bello quello che lei ha detto riguardo ovviamente la devozione che voi avete per Sant'Agata 365 giorni sì. l'anno. Cioè, ecco, il percorso di Sant'Agata, ed è poi l'obiettivo principale delle mie trasmissioni, è quello di far capire ai nostri telespettatori che il cristianesimo, essere cristiani, non è un momento che è limitato a una festa. La festa semmai è un clou, è come festeggiare il compleanno, ecco, come ricordare in un momento importante chi amiamo, ma quando amiamo qualcuno lo dobbiamo amare tutto il resto della nostra vita, rispettare e comportarci tali in quel modo, così come la persona che amiamo ci ha insegnato, e credo che sia fondamentale questo. Assolutamente, no? Infatti ci tengo a precisare che la nostra è l'unico, spero di sbagliarmi, che giorno 3 arriva accompagnata sempre dal proprio parroco. Ecco, questo. Gli altri sono accompagnati dai parroci? Sì, sì, sì. Anche noi siamo accompagnati dal parroco. Quest'anno abbiamo il vice parroco, che già ci siamo prefissati, abbiamo dato appuntamento a tutto il quartiere giorno 3 mattina in Piazza Mazzini alle ore 8, anzi puntuali, lo ricordo, a tutto il quartiere, per poter scendere in Piazza Duomo per poi fare l'offerta della cera a tutti quanti assieme. È ovvio che per voi è diverso, perché rappresentate due quartieri, quindi ovviamente certo. loro certo. rappresentano invece ovviamente delle sono sempre di Catania, quindi ovviamente è molto differente questo. Allora, adesso col signor Riggio parliamo invece del cero Monsignor Ventimiglia, che è il più piccolo e fu donato nel 1766 da Monsignor Ventimiglia, allora vescovo di Catania, e anche quello è molto importante. Microfono qui. Io già mi ero preparato. Però lei giustamente mi ha preceduto, che è stata donata da Monsignor Ventimiglia nel 1766 per Sant'Agata, che poi quella volta ci fu un grande terremoto che l'hanno portata fino a Petara, sì.
per diciamo, fermare questo terremoto. E la candelora è dalla base e poi c'ha quattro angeli e quattro santi sopra, prima Sant'Agata, San Berillo, Sant'Euplio e un altro che non mi ricordo come si chiama. Ma questo è molto bello, scusi se la interrompo, perché generalmente nelle visioni dei miracoli del legati ai terremoti e eruzioni si parla sempre del velo di Sant'Agata. In questa occasione fu portata invece anche la candelora? E siamo sicuri? La base. Ok, va bene, non vorrei dare informazioni, no, perché anche questo vuol dire potrebbe essere una cosa che non sapevamo e che invece sappiamo. In ogni caso, questa candelora rappresenta Sant'Agata e viene tenuta. Appunto, rappresenta Sant'Agata, perché è sempre quella che precede tutta la processione. La più piccolina, ma non per questo. Quanti siete i portatori? Siamo quattro, però è una candelora che è abbastanza complicata da portare in quanto non ha le stanghe chiamate, quelle laterali, con i portatori con la vaddeggia chiamata, quelle col sacco, per cui ci vuole un po' di pratica e un po' di passo regolare per tutti, dobbiamo essere tutti un passo, sennò è difficile trasportarla. Quanto pesa più o meno? Un 250. Ecco, però pur essendo piccolo ovviamente ha anche ha il suo peso. Siete ovviamente tutti devoti di Sant'Agata? Sempre, assolutamente sì. Ricordiamo che le candelore sono delle offerte votive a Sant'Agata, e questo è il punto principale. Appunto. Quindi il perno è Sant'Agatuzza, punto. Ecco, quindi tutti i devoti, nasce ovviamente da questo fondamentalmente l'aver scelto di essere portatori, anche perché, come giustamente hanno detto, sono sacrifici che fate tutto l'anno? Tutto l'anno sì, dedichiamo il nostro tempo, perché naturalmente poi ci si organizza, perché c'è un dirigente che si interessa per organizzare le feste o la ciurma, poi come noi abbiamo un altro dirigente che è un tuttofare, Walter Messina, che si occupa del cerio, dell'illuminazione, di quanto possa servire. 365 giorni l'anno, perché hanno bisogno anche di essere attenzionate su tante cose, perché i ceri hanno bisogno urgentemente di un restauro, tutti i ceri. Naturalmente il comune si sta interessando, il presidente Marano, dei festeggiamenti a Catino. Questa è una richiesta che ci viene più volte scritta anche sui social. Loro stanno cercando in tutti i modi, devo dire, dei fondi per cercare di rinnovare questi ceri, che ne hanno un urgente bisogno, perché è un peccato che si dovrebbe arrivare al punto che i ceri dovranno rimanere fermi nelle chiese solo come statue di ricordo della festa. Ecco, non penso proprio che nella città di Catania, nei catanesi, soprattutto Sant'Agata, insomma, possa affrontare una cosa del genere. Ci perdiamo il nostro tempo, lo dedichiamo in maniera brillante. Io e il mio piccolino Giuseppe, che quando noi andiamo a fare la pulizia del cerio prima di uscire si attenziona tante cose, viene con me con il secchiello, la pezza, e viene a pulire, perché ho mischiato questa passione anche a lui, e a casa me lo ritrovo col cerio fatto di cartoni che gira, mia moglie che mi sgrida, però è diventata una passione per tutti e un amore, perché si deve far capire alla nuova generazione che le tradizioni vere, specialmente parlo per i catanesi, le tradizioni di Sant'Agata devono continuare, ma devono continuare con il rispetto. Ecco, questo è molto importante, ci saremmo arrivati, ma sono contenta che lei ha anticipato questo tema. Grazie, dottoressa. Il rispetto. Molte volte attorno a questa festa ci sono stati tanti luoghi comuni, sicuramente in passato ci sono stati episodi che hanno contribuito, ma episodi di singole persone ovviamente, ripetiamo singole persone che hanno voluto strumentalizzare questa bellissima festa dandone un'immagine errata, e purtroppo magari la mela marcia ha fatto sì che si parlasse in maniera sbagliata a fronte di tanto sacrificio, di tanto amore e tanto rispetto di tante persone come voi. Guardi, lei parla di sacrifici, a noi di recente, e colgo l'occasione, se lei mi permette, certo, di poter fare le condoglianze
a Marco, il nostro portatore, e a Salvo Mirabella, che il papà è venuto a mancare. E ci uniamo tutti noi, ovviamente. Che sono venuti in contemporanea. In contemporanea, uno la domenica e uno è stato ieri mattina, di cui il signor Giuseppe Mirabella, un vecchissimo portatore, è stato una roccia. Ecco, approfitto della vostra TV per porgere le condoglianze. Con tutto il dolore dentro, loro sono sotto il cereo. Loro non stanno lasciando, il loro padre, loro non stanno lasciando assolutamente il cerchio. Perché il loro padre, io parlavo proprio con uno dei figli, che siamo molto amici, parlavo con Fabio, mi diceva che il loro padre il giorno prima di morire gli ha detto proprio, a prescindere da come vada a finire, se io sarò in vita o andrò o morirò, voi batambuniri. Quindi è stato un modo forte, perché portatore si nasce e si vive 24 ore su 24 durante la festa, 365 giorni l'anno. E a Catania si dice che si è malati, ma portatore bisogna averlo nel sangue. E il loro padre gli disse proprio questo, prima di morire: voi dovete continuare il vostro lavoro. E non sarà facile per loro, io lo capisco, però... Ragazzi, noi siamo con voi e vi vogliamo bene. E anche noi ovviamente di Ultima TV facciamo il tifo per tutti voi, mi raccomando, anche in questo momento così difficile, ma la devozione ovviamente dei vostri padri che state portando avanti merita ovviamente che più che mai voi facciate questo con grande spirito di sacrificio, ma anche con grande rispetto e devozione nei confronti di Sant'Agata, perché lo ripetiamo, e per me è importantissimo questo. Tutto deve essere legato alla fede e alla devozione per Sant'Agata, ovviamente, e di conseguenza avere un atteggiamento e un comportamento simile a quello che Agata ci ha insegnato, scegliendo la morte, ovviamente, piuttosto che tutto quello che le poteva avere di più, ricchezza, potere, tutto il resto. Allora, siamo in chiusura, abbiamo davvero pochissimo. Un messaggio finale da ognuno di voi, ci sono delle manifestazioni, qualche appuntamento particolare che volete dare ai telespettatori che vi seguono? Sì, io volevo approfittare della vostra trasmissione innanzitutto per ricordare che dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché prima, fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, le candelore erano 13, quest'anno si ritorna ad essere 13 candelore, perché abbiamo l'ingresso del cerio Mastro Artigiani del Tondicello della Playa, che per la prima volta scenderà in processione. Questo è un motivo di orgoglio per tutto il quartiere del Tondicello della Playa, che ha dato i Natali a grandissimi portatori. E quindi noi, come tutti le altre associazioni delle candelore, danno il benvenuto e siamo veramente contenti che finalmente possiamo essere di nuovo 13 candelore. Allora, mi dicono che manca un minuto per la pubblicità, quindi dopo continueremo, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora a parlare qui, aspettando a Sant'Agata, di candelore.
Rieccoci nuovamente in studio in questa puntata di Aspettando Sant'Agata dedicata alle candelore. Era giusto, doveroso, perché ci tenevo a dare anche un'immagine reale di tutto quello che c'è dietro le candelore, ed ecco perché in rappresentanza di alcuni ceri ci sono qua ovviamente i dirigenti. Gli altri non sono potuti venire, ma come ho detto nella prima parte della trasmissione, li avremo, li sentiremo, li conoscerete nel corso della nostra lunga diretta televisiva che Ultima TV realizzerà dal 3 al 6 febbraio con tutti i momenti più importanti della festa di Sant'Agata. Allora, dicevamo, abbiamo dato un appuntamento per quanto riguarda il cerio di Master. Ecco, sì. Qual è il prossimo appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento abbiamo così come iniziativa data appuntamento al cerio Master Artigiani giorno 2 pomeriggio intorno alle 19:30 e daremo il loro il benvenuto. Dopodiché noi ci teniamo a dire che la festa più bella che quest'anno tenderemo in una buona riuscita è grazie al sindaco di Sant'Agata dei Battiati, che per quest'anno una candelora catanese va fuori il comune di Catania. Infatti il 31 mattina saremo ospiti del palazzo comunale del comune di Sant'Agata dei Battiati, andremo a fare visite alle scuole e ai bambini in particolare, perché è lì che bisogna dare l'esempio di Sant'Agata e fare capire cosa significa candelora. La luce di Cristo si deve significarsi proprio questo, ed è giusto che i bambini abbiano, anche se siamo nell'Interland catanese, abbiano un significato ben preciso sulla festa di Sant'Agata. Mentre voi, come Cerio Fruttivendoli, state organizzando un bellissimo momento anche all'interno, sì, del MAS. Sì, il 26 gennaio il Cerio verso le ore 5:30 si alzerà per omaggiare i commissionari nei vari box. Poi, finito il giro di mattina, si riprenderanno i festeggiamenti per le famiglie, soprattutto per i più piccini, perché verranno montati i gonfiabili, i palloncini, il popcorn, i personaggi della Walt Disney, un'illuminazione, posso permettermi, ai livelli di via Etneo, via San Giuliano, che è stata fatta dai fratelli Messina, tante altre attrazioni con giocolieri. Ed è il tutto gratuito, è offerto da una parte di commissionari che aderiscono ai festeggiamenti del Cerio, non dovete spendere nemmeno un centesimo, è dedicato ai bambini e faremo un'offerta per una bambina che ne ha strettamente bisogno, Desiree. Ci siamo autotassati a non spendere altri soldi per un cabarettista o quant'altro, lo dico in anteprima. Abbiamo deciso di evolvere una cifra per questa bambina per aiutarla, ecco, perché Sant'Agata è anche questo. Sant'Agata è, un'ora sdrammatizzo un po', dopo un anno quando non si vede una persona dove si incontra per la festa di Sant'Agata, ecco, tiene uniti e ci porta anche a riflettere che spendere soldi inutilmente non è una cosa corretta e bisogna aiutare. Ecco, Sant'Agata per il catanese è questo, e deve essere questo specialmente anche per la nuova generazione. Sant'Agata non è una festa dove si ci va truccati, i capelli sistemati, si ci va con devozione, e parlo specialmente con la nuova generazione. Sant'Agata si deve avere nel cuore, non è una moda, e ci fa fare anche questo. Il Cerio dei Fruttivendoli si è impegnato, l'associazione assieme ai commissionari, a fare questo dono e dedicare questa giornata sia ai commissionari che alle famiglie che provengono da fuori. Quindi siete tutti invitati, con piacere vi aspettiamo in tanti. E soprattutto raccogliamo fondi per questa bellissima bambina che ha bisogno più che mai di sentire il vostro affetto. E allora, dicevamo che all'interno ovviamente di tutti i portatori ci sono anche i figli, no? Si tramandano questa tradizione come quella dei panettieri, no? Sì, questo lo dico con enorme piacere e soddisfazione, perché, come dicevamo precedentemente, la devozione si deve sentire, si deve avere nel sangue, quindi questo fa sì che i nostri figli
hanno acquisito questa eredità da parte dei nonni. Io, mio figlio che ha preso questa passione, la sente, oggi è sottoposto a questo sforzo, è realmente portatore in questo momento sotto un peso enorme che è quello dei panettieri, con tanta soddisfazione e tanta, tanta voglia, credo, anche da parte di mio padre, da lassù, di vederlo con grande gioia e quindi sentire questo enorme spirito che si trasmette da nonno a figlio e di conseguenza al nipote. Voi avete degli appuntamenti nei prossimi giorni che volete in qualche maniera far conoscere? Sì, noi già siamo attivi sul territorio. Stamattina c'è stata la prima uscita ufficiale, quindi siamo stati al comune, ci sono state le autorità presenti, abbiamo fatto anche l'inno nazionale a Palazzo degli Municipale Elefanti. Degli Elefanti, siamo già andati in giro per il centro storico della città, quindi prendendo tutta la via principale che è la via Etnea, poi ti trasferiremo nei giorni successivi sulle vie dove la Santa magari è diversa tra virgolette dal centro storico, perché magari in periferia forse viene sentito un po' meno, e quindi noi abbiamo il piacere di portare il cereo anche all'esterno del centro storico, proprio per fare partecipe tutte quelle persone che magari conoscono con la storia di Sant'Agata ma non la vivono realmente. Quindi questo ci fa enorme piacere. I nostri appuntamenti sono domenica, a prescindere ogni giorno che siamo proprio presenti sul territorio, ma in particolar modo su Piazza Nettuno ci sono tutti gli esercizi commerciali che domenica sera si uniranno proprio per i festeggiamenti agatini. Dopodiché noi siamo in giro su via Gabriele D'Annunzio, su via Renato Imbriani, su piazza Abramo Lincoln, passando per via Passo Gravina e poi scendendo nuovamente per essere poi presenti giorno 2 a piazza Duomo. I macellai? Beh, io avrei due cose da dire. Per quanto riguarda il percorso del nostro cereo, domenica mattina partirà dalla chiesa dell'Immacolata per fare festeggiamenti proprio nel cuore del centro storico di Catania. Parlo della piazza San Cristoforo, poi riprendere il cammino nel pomeriggio, fino poi all'indomani proseguire verso via Giuseppe Paulette, dove è organizzata una festa da un rappresentante macellaio. Però la cosa più importante che vorrei sottolineare è un'altra, che a differenza degli altri anni, la festa delle candelore nel mercato storico della Pescheria quest'anno non avverrà giorno 3, di mattina presto, perché poi tutte le candelore si accodano alla carrozza del Senato per l'offerta della cera, ma bensì i festeggiamenti di parecchie candelore avverrà il venerdì mattina. Ecco, questo credo che sia importante saperlo, perché ci sono parecchi catanesi a cui piace assistere alla festa delle candelore nel loro mercato storico, quindi anticipata al venerdì mattina. Ecco. E così una volta tanto i cerei saranno puntuali alla processione della sera, dove sempre vengono tirate le orecchie perché si ritardano i festeggiamenti e la carrozza del Senato aspetta. Non dobbiamo. Esatto, quindi lo diciamo all'amministrazione pubblicamente, quest'anno saremo puntuali tutti. Anche perché altrimenti credo che siete sanzionati, diceva. Sì, tra le altre cose hanno già buscate qualcuno l'anno scorso. Esatto, quindi mi raccomando, perché così evitiamo di dare, di avere sanzioni e poi di dare magari di far aspettare tutta quella gente. Giusto, per tutta carità. Quella gente sacro che aspetta tantissime tempo. Noi siamo solo gestori delle candelore. Le candelore sono inizialmente di Sant'Agata, dei catanesi e poi del comune. E quindi è giusto non far aspettare nessuno. Perfetto, meno male. Allora, invece voi come... Noi festeggiamo in casa, il cereo Rinoti non esce fuori dal quartiere, già dal giorno 21 stiamo girando le case degli abitanti, avremo il fulcro della festa in questo weekend.
E poi vi aspettiamo tutti giorno 3 a Piazza Mazzini, l'incontro con la città. Dopo un percorso di circa 8 km a piedi, la candelora viene accompagnata da tutto il quartiere, praticamente ci mobilitiamo e arriviamo in centro facendo una grande festa, e quindi vi aspettiamo per festeggiare insieme l'ingresso trionfale della candelora. Io volevo approfittare della presenza di Marilise Tornabene, che è la prima donna che vedo ovviamente nel mondo, nell'entourage delle candelore, perché per sfatare un altro luogo comune, si parla sempre di un ambiente maschilista, insomma si parla sempre di un ambiente anche alquanto difficile, sì. La presenza invece di una donna dimostra che tutto questo non è così. Devo dire che da un decennio si sta cercando di portare nelle candelore un'aria nuova, un'aria fresca, coinvolgendo quindi anche il mondo femminile, come dicevo poc'anzi, siano le mogli o fidanzate dei portatori o di tutte le persone che ruotano attorno al mondo delle candelore. Oggi sì, sicuramente questo mondo, che non è così chiuso come sembra, si è aperto e si sta cercando anche di coinvolgere le donne. Oggi io ne sono una testimonianza, quindi dare spazio anche all'interno delle organizzazioni. E per quanto riguarda il nostro cerio, forse diventa più facile, visto che, come dicevo prima, è organizzato dalle famiglie, quindi ogni singola famiglia si prende, certo, la briga di andare lì a pulire la candelora, a stirare la bandiera, e quindi donne, facciamo anche lavori domestici, comunque manteniamo viva sempre. Ma quello è giusto, eh? Esatto. Non è che la parità vuol dire che dobbiamo smettere di essere donne, di occuparci delle bellissime cose di cui ci siamo occupate per secoli. Portiamo il nostro apporto, l'occhio femminile ci vuole sempre all'interno delle candelore, e poi ovviamente nella gestione quotidiana, che può essere quella della raccolta dei fondi, anche noi raccogliamo non tramite commercianti ma nelle varie famiglie, quindi tutti un attimino ci sentiamo coinvolti. E quindi dico alle donne che si vogliono avvicinare al mondo delle candelore di armarsi di coraggio. Non ci mangiano, anzi siamo le benvenute. No, okay. Le mangiate? No, assolutamente no, anzi, ecco, anzi. Ecco. Diciamo che ormai è vero, come diceva Lari Nota, è giusto che nel mondo delle candelore ci sia la presenza femminile, ed è altrettanto vero che debba esserci un'altra presenza, quella dei bambini. Io sottolineo sempre questo particolare, perché i bambini, vuoi come fede, vuoi come portatori, sono le nuove leve per il futuro, che sono quelle che mancano, in questo caso nell'ambito delle candelore. Per la fede non abbiamo dubbi, ma per quanto riguarda invece i bambini, che si facciano avanti e continuo con la loro, il loro desiderio di portare le candelore. Il modo delle candelore è cambiato, non è più come una volta, quindi ragazzi fatevi avanti, e se sarà possibile qua con l'aiuto di Mario Maniscalco, dei macellai, dei pescivendoli, e si vedrà di fare una vera e propria scuola del portatore, affinché questa tradizione si possa mandare avanti. Anche perché i giovani d'oggi i sacrifici ne fanno pochi, sono poco disponibili al sacrificio. E questo purtroppo non va bene, quando si crede in qualcosa bisogna investire, vero? Perché non c'è più la manovalanza, adesso si lavora con il carrello, una volta c'erano il microfono. Una volta c'erano i portuali, chiamati facchini, oggi non ci sono più questi lavori. E quindi il giovane è meno predisposto. Dobbiamo essere preparati anche strutturalmente. Ecco perché alcuni vanno in palestra. Poi volevo sottolineare una cosa, sì, che giorno 27 noi saremo per la seconda volta, c'è stato l'anno scorso, anche quest'anno. Parliamo del Cero Monsignor Ventimiglia. Del Cero Monsignor, sì. Saremo in via Monfalcone, che ci hanno voluto, come diceva prima l'amico Michele, andiamo fuori dal dove ci sono tutti gli festeggiamenti, dal centro storico, andiamo un pochettino fuori perché là non è tanto sentita la festa. E allora anche quest'anno ci hanno invitati via Monfalcone e noi andremo là a fare i festeggiamenti. Poi volevo sottolineare che quest'anno, come diceva l'amico dei fruttivendoli, che la candelora del restauro è stata adottata quest'anno proprio alla candelora del Monsignor Ventimiglia, detta candelora di Sant'Aida, per restaurarla, ed è stata l'Alliance, ecco. E già i primi restauri sono cominciati. Poi alla fine della festa la comperanno e tutto.
Allora ci vogliono tante altre associazioni che si occupano. Va bene, sì. Forse quelle un po' più piccoline, quindi, però voglio dire, ci vorrebbero più associazioni come i Lions. Beh, che magari diciamo che contribuiscono. Bisognerebbe fare un appello a tutte le associazioni di volontariato e non. Noi facciamo un appello perché effettivamente servono fondi per poter restaurare tutte le candelore. In particolare ci sono, oltre alla candelora di Monsignor Vendimiglia, c'è la candelora dei macellai e quella dei panettieri che sono in condizioni pietose. Sappiamo benissimo le casse comunali ormai come funziona, perché si è senza soldi, e quindi se ci sono altre associazioni che partecipano a questa raccolta, che si facciano avanti e magari si mettono d'accordo col comune, perché veramente è un patrimonio artistico che man mano, anno dopo anno, va sempre più distruggendosi, ed è un vero peccato. Il nostro barocco, altro che in movimento, sarà un barocco fermo. Tra poco le candelore non potranno più uscire se si continua con questo passo. Quindi facciamo veramente questo invito a chi vuole partecipare. Io vorrei, prima di chiudere la trasmissione, abbiamo un po' di tempo, però abbiamo parlato, ovviamente è bellissimo, abbiamo raccontato la storia delle candelore, la passione che ognuno di voi vi lega ovviamente a questa tradizione, però vorrei un aneddoto vostro, di ognuno di voi come devoto, cioè come nasce in ognuno di voi la devozione per Sant'Agata. Da chi inizia a raccontarmi? Come perché abbiamo detto prima, è tramandato la maggior parte da padre in figlio, giusto? Poi a volte sembrano gesti insignificanti. La mamma che porta il bambino vicino alla candelora. Arriva il capociurma, arriva un portatore, prende il bambino e gli fa la foto. Quello può essere un'iniziazione per quel bambino che si vede la foto con la candelora. Anch'io. Cioè sono i gesti, sono quelle che praticamente poi alla fine ti portano ad avere, tra virgolette, quella devozione. Certo. Perché ricordo, non si deve avere la devozione e al cereo, la devozione solo per Sant'Agata. Dico, come nasce? Anche quella è tramandata da famiglie? Allora, io posso parlare per l'esperienza personale. Sono un cittadino che, come migliaia e migliaia, porto nel sacco di Sant'Agata, ma non certo per una cosa esteriore, ma proprio per grazia ricevuta. Quindi bisogna vedere, ogni caso è singolo, cara Maglia, perché si è devoti. Il fatto che io sia devoto anche di San Sebastiano non significa nulla. Ma ci mancherebbe. Loro non sono altro che un indirizzo per arrivare poi a quella che è la fede centrale verso Dio. Assolutissimamente, non dimentichiamoci che poi il fulcro di tutto è il Signore. Bravo. Ovviamente. Loro sono le candelore sono il simbolo, esatto, della luce. Lo ripetiamo e non mi stancherò mai di dirlo, cioè la candelora non è solamente folklore, la candelora ha un suo significato ben preciso, che è la luce di Cristo, cioè la candelora illumina il percorso della nostra santa patrona, ma questo non deve essere solamente folklore. Ricordiamoci che dal 3, quando si parte da San Biagio per iniziare la processione dell'offerta della cera, inizia la festa religiosa vera e propria. Quindi che siano candelore, che siano devoti, vi raccomando, facciamolo con molta devozione e con molta preghiera, perché è una processione, non è una festa, non è un carnevale, quindi a chi indossa il sacco, ai portatori stessi, evitiamo risate, evitiamo schiamazzi, evitiamo la qualsiasi, perché lì si prega. E penso che debba essere qualcosa di serio quello. Ecco, io ci terrei anche a ricordare che da un po' di anni a questa parte anche all'interno del cordone si effettua il rosario. Sì. Ci sono proprio gli amici del rosario che distribuiscono il rosario a tutti coloro che vogliono partecipare. Questo perché, a maggior ragione, ci tengo a ricordarlo, questa festa è un momento di grande cristianità. Ci può essere altro, non lo escludiamo, c'è anche tanta voglio dire, folklore, sicuramente ci sono anche delle tradizioni che vengono in qualche maniera correlate, ma non ci dimentichiamo il fulcro, il cuore di questa festa, quindi nei momenti di tutto ovviamente quello che è il passaggio del fercolo, all'interno dei cordoni ci sono le persone che pregano e che continuamente ovviamente fanno il rosario, ed è un momento
di grande bellezza aperta a tutti. Questo lo dico soprattutto per i giovani, perché vedo come l'appello che facevamo prima ai giovani, magari ci si accosta a questa festa con poca consapevolezza di quello che è il sacrificio che questa giovane martire ha fatto, il sacrificare la sua vita stessa per amore di Cristo, per non venire meno a quelli che sono i valori cristiani, per mantenere la sua integrità morale. Ecco, questi sono dei valori che ognuno di noi dobbiamo quotidianamente ricordarci, soprattutto perché essere devoti vuol dire rispettare questi valori e in prima persona ognuno di noi condividerli nella nostra quotidianità. Quindi quando siamo all'interno della processione, della festa, cerchiamo il più possibile di avere un atteggiamento consono nel rispetto di questa donna che ha sacrificato la sua vita, perché poi ricordiamoci che il busto reliquiario, così come lo scrigno, contengono ovviamente parti di questa santa, quindi è come se una parte di lei cammini, giri, faccia ovviamente il saluto alla città. E quale migliore modo di omaggiarla nel rispetto dei nostri atteggiamenti nei confronti di tutti coloro che ci seguono. Allora, dicevamo, è una bellissima tradizione, abbiamo fatto anche un appello affinché queste candelore vengano in qualche maniera restaurate. Dicevamo che quello del macellaio soprattutto ha qualche problema. Qual è, possono essere i futuri, le future problematiche che può avere il cereo se non restaurato? Da qualche anno il nostro cereo, praticamente al di là della struttura architettonica, che magari c'è un problema all'asse portante, che ha bisogno assolutamente di essere smontata e rinforzata all'interno. Grazie ai collaudi fatti anche dalla sovrintendenza ai beni culturali, tant'è vero che la candelora è sottoposta a vincolo dei beni culturali della sovrintendenza, abbiamo fatto degli accorgimenti. Non nego che l'anno scorso anche l'amministrazione comunale si è messa a disposizione a fornirci i loro responsabili della falegnameria comunale e abbiamo cercato, tra virgolette, di accomodare la cosa. Quindi pericoli non ce n'è, certo. Però non c'è dubbio che quella soluzione, che è solo temporanea, non può resistere a lungo. Quindi quando si parla di sicurezza e di struttura consolidata, significa smontare pezzo per pezzo i vari, diciamo, quattro parti della candelora, rafforzare quello che è lo scheletro interno, tanto per non parlare certo. In termini più tecnici, e quindi dare. D'altronde l'ultimo restauro risale al 2003. Quindi sono passati ben quasi 15 anni e queste candelore, a mio avviso, massimo ogni 7 anni dovrebbero essere tutte. Anche perché ovviamente sono in legno, hanno come è tutto chiaro, il materiale. Sono sottoposte alle intemperie, sono sottoposte certo. A sbalzi, sono sottoposte ad urti a terra quando non. Cioè, bisogna darsi una regolata da questo punto di vista, pur sapendo le condizioni diciamo così, di bilancio in cui versa l'amministrazione comunale. Per carità, non c'è nessuna polemica in questo, no. È solo una considerazione dei fatti, che ben vengano le associazioni, non oserei dire sponsor, però vorrei che questo venisse recepito da tutti nell'interesse della città, perché non dimentichiamo che la festa di Sant'Agata è la terza festa del mondo e questo primato noi non lo vogliamo perdere, catanesi. Quindi siete pronti a indossare nuovamente il sacco? Lo indosso ormai da ben 49 anni, quindi quest'anno continueremo ad indossarlo, ci occuperemo della candelora nella prima parte e subito lasciata la candelora ci metteremo nei cordoni per tirare con fede Sant'Agata, così come ho sempre fatto, continuerò anche quest'anno a fare. Signor Maniscalco, voleva dire qualcosa in chiusura? Beh, in chiusura dico semplicemente, auguro a tutti i portatori di tutti i ceri, compresi i propri dirigenti, una buona festa a tutti, perché si dice si esce in 8, si esce in 12, si esce in 10, si esce in 4, l'importante è che si ritorna tutta la ciurma intera in chiesa e senza nessun problema. Chiedo ai devoti di Sant'Agata di avere un rispetto per la nostra santa, per la città di Catania e per i catanesi. E auguro un viva Sant'Agata
a tutti, in particolar modo alle persone che non possono seguirla direttamente, chi è in ospedale purtroppo, e chiedo a tutti i devoti di fare una grossa preghiera, in particolar modo per i bambini che vengono maltrattati e per il femminicidio. Il femminicidio, il maltrattamento dei bambini e delle donne non può essere accettato. Sant'Agata dovrà proteggere sempre questi due esseri umani che ne hanno più di bisogno di tutti gli altri. Signor Arcidiacono. Mi unisco alle parole del signor Maniscalco, sposo in pieno tutto quello che ha detto, e porto anche ringraziamenti da parte del, faccio i ringraziamenti a tutto il comitato dei festeggiamenti agatini nella persona del dottor Francesco Marano e tutto il consiglio, oltre al sindaco e a tutte le autorità presenti. Quindi spero che sia una buona festa, ce l'abbiamo nel sangue, cerchiamo di dare il massimo e pensare solo ed esclusivamente a quello che è la devozione di Sant'Agata. Reale. Un ringraziamento intanto a voi che ci avete dato l'opportunità di manifestare a ognuno di noi quelli che erano la nostra storia, le nostre problematiche. E poi cosa posso dire? Cittadini, siamo tutti devoti tutti? Cittadini. Viva Sant'Agata. Allora, Marilisa torna bene, anche lei un saluto e un appello finale ai telespettatori. Io intanto mando un in bocca al lupo a tutti i portatori di tutti indistintamente le candelore, in special modo ai nostri che sono figli di Borgata, quindi sono ragazzi nostri e ce li teniamo belli caldi. Belli caldi. E poi il mio invito lo faccio ai nostri portatori, appunto perché poi da loro dipende la buona riuscita della festa, ma lo estendo a tutti gli altri, di essere da esempio, essere quella luce che effettivamente possiamo fare, possiamo portare nel cammino di Sant'Agata. Quindi quest'anno mi auguro di non sentire dei brutti retroscena che infangano e sporcano questo mondo che invece tutti noi siamo qui proprio a cercare di tenere pulito e vivo. Signor Riggio. Io condivido pienamente il discorso dell'amico Maniscalco di rispettare sia le donne che i bambini perché sono innocenti, e spero che durante la festa non succedano delle cose spiacevoli e viviamo tutti una bella festa e sempre viva Sant'Agata. Bene, questo è molto importante, l'appello che avete fatto soprattutto contro il femminicidio, perché se siamo devoti e se amiamo Sant'Agata dobbiamo rispettarci innanzitutto tutti, al di là del sesso, ovviamente dell'età, perché essere cristiani vuol dire questo, ma a maggior ragione avere rispetto anche del sesso femminile. Non si può pregare Sant'Agata e poi trattare male la propria moglie, sorella, figlia. Che la donna è mamma, è la nostra mamma, è la nostra moglie, è la nostra figlia. Quindi a maggior ragione che Sant'Agata ha dato la sua vita per Dio, quindi ha dato la vita per un uomo, per la fede in Dio, però è pur sempre un uomo. Ecco, non ci dimentichiamo che chi è devoto deve pregare per le donne e i bambini, e Sant'Agata spero di cuore che protegga in particolar modo la donna e i bambini. Si deve rispettare, ha detto, come ha ben detto lei, dottoressa, ci dobbiamo rispettare tutti, ma a maggior ragione ricordiamoci che l'uomo senza la donna non potrà andare mai da nessuna parte. Abbiamo bisogno, ecco, l'intervento, diciamo, la cosa che oggi nelle candelore c'è la figura femminile è una cosa stupenda, perché con la donna presente c'è molta più educazione, c'è molta più serietà, si evitano magari linguaggi poco corretti. Quindi viva le donne, benvenute nelle candelore. Permettetemi in conclusione semplicemente un appello al mondo femminile. La parità ed essere, ottenere questi grandi vantaggi non vuol dire smettere di essere donne, di essere femminili e di essere magari al servizio delle persone che amiamo. Quando ci occupiamo della nostra famiglia, quando ci occupiamo delle persone che amiamo, non è un essere inferiore, è semplicemente un gesto d'amore, e come tale lo dobbiamo continuare a vivere, altrimenti il senso della famiglia si perde e tutto ciò che Dio ci ha insegnato, soprattutto Agata ha scelto di fare, viene vanificato. Quindi mi raccomando, non smettiamo di essere mamme, donne, figlie e soprattutto di essere
al servizio anche degli uomini, perché è vero che gli uomini non possono fare a meno delle donne, ma è anche vero che noi abbiamo bisogno di voi. Quindi deve essere un grande rispetto reciproco. Un grande rispetto reciproco, proprio in onore di Sant'Agata. Io sono davvero contenta di aver fatto questa trasmissione e vi ringrazio di cuore, perché questo è un tassello che mancava alla mia persona e al mio modo di essere giornalista, conoscere la parte relativa alle candelore. Molte volte ci sono tanti luoghi comuni che si attanagliano attorno alla vostra figura, a quello che voi fate, e questa trasmissione mi auguro abbia dato la possibilità a coloro che avessero dei dubbi circa la loro serietà, professionalità e fede. Mi auguro che questa trasmissione sia servita soprattutto a farvi cambiare idea. Grazie a tutti voi di essere stati qui, grazie per tutto quello che fate, e come sempre, viva Sant'Agata! Viva Sant'Agata.